Consigliere Giuseppe Arnone, lei si trova a Palermo con un nuovo poster bus rivolto a chi? Rivolto a Rita Borsellino. Mi pare che Rita sta sbagliando molte cose in questo momento, perché dà retta all'estremismo assolutamente non corretto politicamente ed eticamente di Leo Luca Orlando. Il mio poster bus è innanzi agli uffici di Rita Borsellino, raffigura Giovanni Falcone con Claudio Martelli, per ricordare a Rita Borsellino la lezione che ci ha fornito Giovanni Falcone quando ha scelto di stringere un'alleanza ed impegnarsi accanto al ministro della giustizia Claudio Martelli, trasformando un esponente politico certamente non brillante nella lotta alla mafia, qual era Martelli, nel migliore dei ministri della giustizia che abbia mai avuto questo paese. Martelli, con accanto Falcone, ha compiuto le scelte più incisive, più importanti che un ministro abbia mai realizzato nella lotta contro la mafia. E io ricordo a Rita Borsellino che fu proprio Orlando, quello che lei oggi segue come se fosse il suo profeta, a dire una grande collezione di stupidaggini ed insinuazioni negative, gli diede sostanzialmente del venduto e del traditore, quando Falcone si trasferì a Roma accanto a Claudio Martelli. Io ricordo con il poster bus a Rita che in questo momento lei sta facendo felici Cuffaro, Saverio Romano, Marcello Dell'Utri, Mirello Crisafulli, Schifani, tutti coloro che vogliono mandare in crisi quel governo regionale che in questo momento con le migliori persone ha anche fatto le scelte importanti di natura legislativa che consentono alla stessa Borsellino di essere un candidato vincente per le elezioni palermitane. Se Cracolice e Lombardo non avessero modificato la legge elettorale, né io potrei concorrere in modo molto positivo a sindaco di Agrigento, né tantomeno la Borsellino a sindaco di Palermo. Questo per citare soltanto alcune delle scelte importanti che sono state compiute. Mi pare anche utile dirvi come sono stato accolto. È venuto il numero 2, il braccio destro di Rita Borsellino, Alfio Foti, mio vecchio amico, che prima che io scendessi dal posterbus mi ha apostrofato dicendo che lui in questo momento non mi può aiutare perché non dispone né di psichiatri né di psicologi, asserendo che io e Lumia vogliamo fare la giunta con personaggi quali Dina Galioto, gli ex amici di Cuffaro. L'hanno presa, diciamo, abbastanza male, perché in realtà il messaggio che ci ha lasciato Falcone e che io ho proposto con la immagine molto incisiva di Falcone assieme a Martelli, sono andato a scovare questa bellissima fotografia in bianco e nero, come dire, colpisce fortemente. Infatti le persone che passano qua a Palermo dalla via dove ho il poster bus manifestano apprezzamento per il messaggio che lanciamo.